Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi vediamo un po' come si può arpeggiare con la mano destra. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, eccoci qua in una nuova puntata della chitarra. Vediamo oggi come si può arpeggiare utilizzando la mano destra. Allora, vi dico subito che le dita della mano destra si chiamano 1, 2, 3, 4 e 5 normalmente. Per arpeggiare solitamente si utilizzano queste quattro dita. Infatti, se notate, i chitarristi hanno un po' le unghie più lunghe alla mano destra, perché serve per pizzicare più agevolmente le corde. Per arpeggiare come si fa? Allora, al primo dito sono affidate queste tre corde, le corde più gravi. Quindi il Mi, il La e il Re. Mentre Sol, Si e Mi sono affidate a queste tre corde, secondo, terzo e quarto dito, rispettivamente terza, seconda e prima corda. Quindi se io volessi fare un arpeggio, diciamo, classico, sarebbe... Vabbè, questa è una canzone bellissima, Nothing Else Matters. Comunque, il pollice si occupa della parte superiore, mentre queste tre vanno sempre su queste corde. Ovviamente poi ci saranno le eccezioni, però diciamo di base per imparare ad arpeggiare il sistema è questo. Quindi che cosa si deve fare? Allora, al pollice è affidato il basso, quindi se noi prendiamo l'accordo, ad esempio, di Mi, maggiore o minore che sia, il pollice suonerà proprio la nota Mi, che è questa corda qua. Facciamo finta che queste dita facciano sempre... Questa volta stiamo suonando il Mi maggiore. Se volessimo invece suonare il La, mettiamo il La minore ad esempio, il pollice non potrà più suonare Mi, ma deve suonare proprio il basso corrispondente alla nota La. Quindi questo. Ok? Quindi abbiamo detto Mi e La e corde a vuoto. Se prendiamo il Sol, ad esempio, l'accordo di Sol, questa nota qua, questo dito andrà proprio a suonare la nota Sol, quindi il basso sarà proprio questo, sempre la prima corda. Suonerà il Sol, ok? Un altro esempio, il Re, maggiore o minore che sia, questo non ha importanza, però l'accordo di Re suonerà il pollice, suonerà la quarta corda, che è proprio la corda del Re a vuoto. Ok? Quindi vi dico il basso per tutti gli accordi. Quindi se prendiamo il Do come riferimento, vedete che la nota più bassa che viene presa è proprio questa, e la corrispondente è proprio la nota Do. Quindi noi suoneremo sulla penultima corda il Do. Il Re abbiamo detto che è questo, il Mi è questo, maggiore o minore è uguale, ripeto. Il Fa, abbiamo già visto il barré, sarà proprio la prima corda perché questa va sul Fa. Poi, ovviamente, Fa diesis, tutte quelle con il barré, nella parte superiore si suona sempre la prima corda, nella parte inferiore si suonerà cioè l'ultima corda, nella parte inferiore la penultima corda. Ad esempio, se prendiamo Si minore, si suona sulla corda, diciamo, del La. Quindi il La si suona la corda a vuoto del La. Il Si è uguale, questo è Si minore. E quindi questi sono tutti, diciamo, gli accordi e stiamo prendendo sempre il basso come riferimento. Poi ci sono degli accordi dove si suona, ad esempio, il Do e si prende basso Mi. Però queste sono delle eccezioni che verranno in seguito.
Quindi il primo arpeggio che io vi chiedo di fare, ce ne sono diversi e quindi si possono immischiare le dita, facendo prima dal basso, poi dall'alto, poi invertendo, poi facendo uno tra i due, uno, insomma, si può fare, si può arpeggiare in tanti modi. Ad esempio. Il primo arpeggio che vi chiedo di fare è mettere ad esempio Mi minore come accordo, che è quello più semplice, perché dobbiamo solo pensare adesso alla mano destra, e fare questo. Abituarci a suonare bene mettendo queste tre corde, queste tre dita sulle tre corde in corrispondenza e cercando di stare fermi con la mano, cioè non senza muovere, ma solo il movimento del dito. Poi possiamo suonare in questo modo, prima la sesta corda, queste tre rimangono sempre uguali, poi la quinta e poi la quarta. Torniamo alla quinta e riprendiamo il processo uguale. Facciamolo lento prima e poi possiamo velocizzare. Ricordiamoci di stare fermi con la mano. E ci abituiamo a sciogliere un po' questa mano destra e impariamo ad arpeggiare un po'. Poi vedremo altri tipi di arpeggi in seguito, però voi allenatevi prima in questo che è quello basilare. Ok? Ciao, alla prossima!